Buongiorno a tutti, oggi voglio rispondere a una delle domande più frequenti che mi viene fatta, ovvero quale abbigliamento utilizzo a temperature di meno 40, meno 50, meno 60 gradi. Quando viaggio per lunghi periodi senza possibilità di scaldarmi in un luogo caldo, asciugare i vestiti eccetera, utilizzo questa maglietta della Biodex, a volte utilizzo questa felpa della Montura che ha due tasche dietro la schiena dove tengo la GoPro e il telefono, in modo che stando a contatto con il corpo sono sempre in grado di filmare, perché altrimenti durano pochi minuti se non secondi. Sopra questa felpa Montura metto anche questa felpa sempre della Biodex. Questi sono i tre strati che tengo sempre sul mio corpo. Per le gambe e per i piedi utilizzo questa calzamaglia sempre della Biodex, la uso già dal 2016, questa qui ancora sta in buone condizioni. Poi utilizzo questi pantaloni della Montura da montagna, con cui mi trovo sempre molto bene, sono i Vertigo mountain bike. E poi sotto per i piedi utilizzo questi calzettoni di lana pesanti, come anche la felpa e la maglietta. Questi pantaloni, questa calzamaglia e questi calzini non li levo mai, è come se fosse la mia seconda pelle quando sto per lunghi periodi all'aperto. Parlando di giacche, utilizzo questa giacca qui abbastanza leggera quando pedalo, perché regolo la mia temperatura corporea non tanto con la giacca che mi protegge dal freddo, ma con lo sforzo che faccio durante la pedalata. Spingendo 80 kg di bicicletta mi permette di star caldo a meno 45, meno 50 gradi anche soltanto con questa giacca qui, più la felpa e la maglietta che vi ho già mostrato. Quando mi fermo per montare la tenda e per cucinare, successivamente per dormire, mi metto subito questa giacca di piume, un po' più pesante ma niente di estremo, ecco. Quindi mi fermo dalla pedalata, levo immediatamente questa qui congelata, mi metto questa qui asciutta e rimetto questa qui congelata sopra quella asciutta. Quando invece sono proprio stanco, comincio a sentire freddo, questo è il mio giaccone di sopravvivenza. Sono innamorato di questa giacca. Uscire dal sacco a pelo a meno 45 al mattino non è la cosa più gradevole che ci sia, quindi mi metto immediatamente questa giacca qui Montura, Himalayan Jacket, che è pesantissima, è come stare appunto in un altro sacco a pelo, e con questa mi ci trovo davvero bene. Altra cosa importantissima sono i pantaloni di piuma imbottiti. Questi mi salvano allo stesso tempo le mani, perché io quando mi fermo a fine giornata, comincio a montare la tenda eccetera, oppure anche al mattino che devo fare comunque un sacco di movimenti con il guanto quello leggero, quindi devo smontare la tenda oppure devo girare la leva del fornello eccetera, io quando comincio a sentire freddo alle mani metto subito le mani nei pantaloni e quindi riesco a rimanere caldo con le mani anche quando si raffreddano molto. E sono comunque di più, ma sono molto molto pesanti, ma come peso sono leggeri. Per le mani ho due paia di guanti, più i guantoni da manubrio che però vi mostrerò nel prossimo video. Questo paio di guanti in pile, molto leggero, con cui riesco a fare piccole manovre. E poi ho queste moffole qui che ho tagliato io da solo per far uscire le dita. Quindi riesco a fare cose piccole come appunto girare la leva del fornello, sganciare le borse, attaccare le stecche della tenda nei forellini, attaccare le clip della tenda eccetera eccetera. Posso far uscire le dita delle mani, faccio qualcosa e poi chiudo subito e sono subito al caldo. Mentre pedalo invece ci sono i guantoni da manubrio che vi mostrerò nel prossimo video. Per la testa e per il viso utilizzo questo passamontagna che ho modificato io stesso con del velcro, ho la protezione rimovibile per naso e faccia, quindi in questo modo riesco a non congelare il naso e a non bruciarmi comunque la faccia, perché queste temperature bruciano la carne. Questo è il passamontagna che utilizzo.
Per proteggere gli occhi utilizzo questa maschera della Scott che ho modificato. La vista senza maschera è comunque molto più piacevole e quindi a volte me la levo per comodità personale. Parlando di scarpe, utilizzo questi scarponi della Teva, che li utilizzo già dal 2016, ora sono già tutti mezzi bucati, però questi li uso fino a meno 25 al massimo. Sono molto leggeri e quindi mi ci trovo molto bene. Ho attraversato con questi scarponi la Lapponia e il Pamir, oltre 4000 metri in Tagikistan. Entrambi viaggi ovviamente in inverno con temperature minime notturne di meno 30 gradi. Passiamo ai bestioni. Questi sono gli scarponi che uso a meno 50, anche meno 60 gradi. La pedalata più fredda che ho fatto finora è stata a meno 59 e con questi scarponi non ho avuto un granché freddo ai piedi, però perché sono stato via poche ore, quindi forse anche per questo che a meno 59 non mi sono congelato il mignolino. Con questi però a meno 50 riesco a pedalarci tutto il giorno e a continuare il viaggio il giorno dopo, quindi sono molto molto caldi. Ho fatto delle modifiche con delle clip qui perché almeno quando inserisco il piede l'imbottitura non mi scivola all'interno ma rimane fissa insieme allo scarpone. Potevo anche volendo cucire l'imbottitura con lo scarpone stesso, ma quando capita magari che vengo ospitato da un cercatore d'oro, da una famiglia qui in Siberia, durante il viaggio almeno ho la possibilità di estrarre l'interno, l'imbottitura interna, e asciugarla perché il piede comunque forma condensa all'interno. Con questi scarponi lo scorso inverno ho attraversato il polo del freddo, quindi se qualcuno volesse attraversare la Siberia in inverno, la Yakutia in inverno, consiglio di prendere questi scarponi qua. Ecco. Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che vi risulti utile per eventuali avventure invernali. Vi aspetto al prossimo video dove vi parlerò di come fa a funzionare una bicicletta normale in acciaio a temperature di meno 50, meno 60 gradi. Un saluto a tutti. Ciao!